In questo video andremo a vedere come accorciare le più comuni cerniere che ci sono in commercio e vi farò vedere tutte le tecniche che conosco. Le cerniere più comuni sono quelle presso fuse, a spirale e quelle metalliche. Inoltre esistono cerniere divisibili ed a chiusura fissa. La prima è costituita da due terminali in alto aperti ed un terminale apribile nella parte bassa, mentre la seconda è composta da due terminali aperti nella parte superiore e un terminale chiuso in basso. Nel corso del video andremo a vedere come accorciare entrambe le varianti. Cominciamo con le cerniere presso fuse, dove i dentini della cerniera sono fusi sul nastro di supporto. Munitevi di una pinza o tronchesino, di una forbice, di spilli e di una stazione saldante o accendino. Andremo ad accorciare una cerniera divisibile. In questo caso è sempre meglio accorciare la parte superiore della cerniera. Bene, segnate il punto da tagliare. Questa operazione io la faccio con degli spilli. Tagliate via l'eccesso, lasciando sempre un margine di cucitura di 1,5 cm. Successivamente staccate e tagliate i dentini con l'ausilio della pinza. Io taglio sempre la punta e successivamente i lati, così facendo il nastro non si danneggerà. Quando i dentini saranno tutti staccati, potete rifinire la parte tagliata del nastro con un accendino. Per creare due terminali zip che blocchino il cursore, andremo ad incastrare un dentino del nastro tagliato via in precedenza tra i primi due dentini della cerniera. Con l'ausilio del saldatore, fondete insieme questi primi tre dentini. Ed ecco il risultato. Un altro metodo per accorciare le cerniere, se dovete incastrarle in un tessuto senza dover aprirle completamente, come per esempio in una borsa come questa, potete semplicemente, dopo aver tolto i dentini delle estremità, fissare le parti finali con una cucitura. Passiamo dunque alle cerniere presso fuse un po' più piccoline. Accorciate la cerniera e tagliate via i dentini di troppo, semplicemente con la forbice. Rifinite i bordi con un accendino facendo attenzione a non bruciare troppo il nastro, che sennò diventa nero. In questo caso potete sciogliere anche gli ultimi dentini per creare due nuovi terminali. Se non volete usare il metodo dell'accendino, si può ricorrere al metodo classico del lago e filo. Prendete un filo dello stesso colore e fate qualche punto tra gli ultimi due dentini. Questa cerniera può essere accorciata anche dal basso facendo ricorso semplicemente ad una cucitura. Passate con la macchina per cucire sui dentini bloccando così il cursore. Questa tecnica va bene solo per cerniere di questo tipo oppure per cerniere a spirale che sono morbide e non spaccano l'ago mentre si cuce. Passiamo ora alle cerniere a spirale. Non tutti sanno che la spirale della cerniera è fissata sul nastro tramite una cucitura. Quindi, per accorciare la cerniera, basterà scucire questa cucitura. Munitevi di scucino e piano piano staccate la spirale di plastica dal nastro che potete tagliare via. Anche qui sciogliete gli ultimi dentini con un saldatore e la cerniera è pronta. Come già menzionato, un'altra cerniera in commercio è quella metallica, dove i singoli denti sono pressati sul tessuto. Anche in questo caso esistono cerniere divisibili e non divisibili. Come già detto, è sempre meglio accorciare quelle divisibili sempre dall'alto. In questo caso basterà semplicemente togliere gli schiaccini finali con un cacciavite o una pinza, facendo attenzione a non danneggiarli, perché li ricicleremo. Staccati gli schiaccini, bisognerà rimuovere anche i dentini, sempre con la pinza. Infine, quando la cerniera ha la lunghezza prescelta, dovrete semplicemente reinserire vicino agli ultimi dentini gli schiaccini rimossi in precedenza. Ora è il turno delle cerniere non divisibili. Qui è consigliabile accorciare la parte terminale in basso, rimuovendo con l'aiuto di un cacciavite semplicemente il terminale in metallo. Per far ciò aprite i dentini del terminale e rimuovetelo.
Dopo aver accorciato la cerniera potete reinserirlo chiudendo i suoi dentini con il cacciavite. Se non avete i terminali potete eventualmente comprarli a parte oppure optare per una soluzione un po' più rudimentale ma efficace. Con una pinzatrice graffettate la parte terminale della cerniera con due graffette. Queste tecniche possono essere usate a vostro piacimento, naturalmente, infatti a seconda dei progetti o delle esigenze che avete potete anche mischiarle. Se avete dei suggerimenti o altre tecniche da condividere, fatemelo sapere nei commenti e qui trovate un altro video per imparare a cucire altri progetti.